l'Africa è un martire. È martire dello sfruttamento della storia. E per questo io amo l'Africa. Perché l'Africa è stata una vittima di altre potenze. Così Papa Francesco ha parlato dell'Africa ai giornalisti sul volo che da Bangui, la capitale centrafricana, lo riportava a Roma. Il giorno prima, nel palazzo presidenziale di Bangui, protetto dai caschi blu dell'ONU, aveva richiamato l'attenzione di cittadini, responsabili del paese, partner internazionali e società multinazionali sulla loro grave responsabilità nello sfruttamento delle risorse ambientali, nelle scelte e nei progetti di sviluppo che in un modo o nell'altro influenzano l'intero pianeta. Ne parliamo con padre Giulio Albanese, missionario comboniano e giornalista, che era sul volo del Papa con i colleghi di tutto il mondo. Il minimo comune denominatore è stato il magistero di Papa Francesco in riferimento alla sua enciclica programmatica, l'Evangelii Gaudium, ma anche la Laudato Si. E questo per quale motivo? Perché se non ci impegniamo come credenti a cambiare le regole del gioco, affermando il primato della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio, per esempio sul profitto, sulla massimizzazione dei profitti, e questo succede spesso, soprattutto in una terra martoriata come quella centrafricana, perché questo è un paese ricchissimo di materie prime, di commodities. Peccato che la stragrande maggioranza della popolazione qui viva in una condizione di miseria. E questo per quale motivo? Perché purtroppo inermi assistono non solo alle violenze dei gruppi ribelli, ma al furto, alla rapina delle cosiddette materie prime. Allora, essere cristiani significa contrastare il pensiero debole del nostro tempo, che è un pensiero mercantile, punto e basta. E invece è importante capire che la persona, il valore della persona, deve prendere sempre e comunque il sopravvento su qualsivoglia scelta politica. E questo per il bene comune e, come cristiani, diciamo, per la causa del regno. Parlando alle autorità dell'Uganda, seconda tappa del suo viaggio nel continente, Papa Francesco ha sottolineato che la sua visita voleva attirare l'attenzione verso l'Africa nel suo insieme, sulla promessa che rappresenta, sulle sue speranze, le sue lotte e le sue conquiste. Un continente vittima delle distorsioni del modello di sviluppo attuale, aveva denunciato anche in Kenya, a Nairobi, nella sede dell'ONU in Africa. E ha voluto abbracciare le vittime di queste contraddizioni nella baraccopoli di Kangemi a Nairobi, nella casa di carità Ana Lukolongo, in un campo profughi e in un ospedale pediatrico a Bangui. Questo è stato un viaggio all'insegna della misericordia, nel vero senso della parola, e credo che sia stato il viaggio papale più importante in quello che è il Ministero Petrino, che in modo davvero illuminato Papa Francesco sta portando avanti. E questo fondamentalmente per tre motivi, perché innanzitutto è questo davvero un viaggio in uscita. In periferia, e sappiamo che la periferia è il locus per eccellenza della missione, decisamente dalla parte dei poveri. E ci troviamo in fondo di fronte a un vero e proprio decentramento narrativo. Papa Francesco ci sta aiutando a capire e comprendere che essere cristiani significa davvero coltivare a 360 gradi atteggiamenti di misericordia nei confronti di coloro che vivono nei bassi fondi della storia. Ma perché questo poi sia possibile, realizzabile, chiaramente è importante affermare la giustizia sociale, capire che c'è un bene comune che deve essere un bene condiviso, e poi ancora una grande attenzione al tema dei giovani, non fosse altro perché in un continente come questo ricordiamo che oltre il 60% della popolazione dell'Africa subsahariana è sotto i 25 anni. Quando è stata aperta questa porta santa, per una volta nella storia, Piazza San Pietro non era a Roma, Piazza San Pietro era in Africa. E questo io credo che sia importante, perché ci fa capire che viviamo in un momento in cui dobbiamo andare al di là dei particolarismi. La Chiesa deve avere un atteggiamento inclusivo, non esclusivo, e soprattutto respingente dunque, e soprattutto in una maniera o nell'altra dobbiamo fare nostre quelle che sono le ansie, le preoccupazioni di questa umanità dolente del terzo millennio, di cui noi stessi siamo parte integrante.